Buonasera e benvenuti a Villa Necchi, dove quest'oggi inauguriamo la mostra di Isabelle de Burgrave, che è un'artista straordinaria belga che lavora con la carta in una maniera strepitosa e fa questi abiti che attraversano la storia del costume dal 500 ai giorni nostri. Noi abbiamo scelto il periodo più adatto alla villa, che sono gli anni 30, la fine dell'Ottocento, gli inizi del Novecento, e adesso vi presento la straordinaria Isabelle de Burgrave. Une robe qui est inspirée de ce que Fortuny, Mariano Fortuny à Venise, faisait dans les années 1930. Et donc c'est une robe qui est en soie, en brocart. Évidemment, elle est en papier. Et donc mon travail, c'est de faire du trompe-l'œil et de l'illusion. Donc vous voyez que c'est le même papier qui sert à faire le plissé, le brocart de la veste. Les impressions sont faites à la main. La ceinture est aussi en papier et c'est un peu les perles, parce que Mariano Fortuny prenait les perles à Venise en verre parce que les tissus étaient extrêmement légers et donc ça donnait le poids au costume, et donc c'était lié par un petit fil de soie, mais les perles sont faites en papier et le fil est fait en papier. Il faut bien savoir que toute l'histoire ici, que vous verrez dans la Villa Necchi, c'est fait dans le même papier au départ. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Dans l'atelier, il y a un énorme rouleau de papier blanc et c'est ça qui sert à faire tout ce que vous voyez ici. Mais toutes ces choses, les fais da sola? Cioè, il tuo lavoro è con le tue mani o tu lavori con le tue? Un studio a Bruxelles. E lavora con gente. Alors, io non sono capace di tagliare. Alors, j'ai des gens chez moi dans l'atelier qui coupent le vêtement et qui montent le vêtement. Moi, je suis le peintre. Et je suis l'initiatrice. Concept. Oui, le concept, l'initiatrice. Et c'est moi qui donne la force. Parce que c'est mon histoire depuis 30 ans. Mais les personnes qui ont travaillé avec moi, qui sont toutes formidables, sont restées un peu de temps, mais pas tout le temps. Donc c'est passé dans beaucoup de mains. C'est ça qui est intéressant. La cosa più importante è che è un lavoro di team che tu dirigi, quindi la regia delle tue opere. Ci piacerebbe che ci illustrasse almeno un'altra opera. Sì, sì, c'è molto. C'è molto. Abbiamo visto che la mostra è ricchissima. Allora, Isabelle, questo, dicevi, è veramente lo spirito di Fortuny. Sì, io vorrei, quando ha fatto questo vestiti, io vorrei fare capire lo spirito di Fortuny per la color, la color che è molto veneziana. Anche le disegni che viene di tutte le cose che Fortuny guarda e avete vicine da lui. Certo. Tutti i disegni sono blanc e noir per lui, e lui ha fatto la color a tempo e io tratto di fare il mio color per raccontare la sua vista.
Sì. Non so se è molto difficile di fare capire questo. Perché diciamo che in italiano c'è una parola che è, diciamo, iconico. Iconico, sì. Ecco, allora iconico. Questa dalla pigna, no, dell'oro, sì, che sì. Tu però qui hai fatto diventare una cosa senza fiato. Quanto è bella è carta. È piccola. Cioè, questa è carta, piccola, non è seta. Per piccola ha fatto più e più e più. È come una... J'ai avancé dans l'histoire perché la città di Venezia mi chiedere di raccontare la vita di Fortuny. Sì. Era un mito. Oh, era una cosa. Mi sentì come il mio padre spirituale. Perché tutte le cose che lui ha fatto lo adoro. E allora, questo anche è sempre la stessa forma. Ma la colore è molto importante, e la textura, perché questo non è la seta di velluto, sì, che è un po' più morbido, un po' più lurdo, un po' più, sì, pesante. Anche il colore è un po' più morbido. Sì. E allora questa qua, che è una vestiti anche di Fortuny, sì, ma lui mai ha fatto questo disegno. Questo è cat, no? Perché lui era troppo forte. No, esatto. E questo è l'esicat. Sì. Eh? L'esicat, che è una cosa che io adoro, che sì, ha fatto da lontana fa. E voglio fare la muscolatura, sì, con Fortuny e io. Certo. E no, perché è una cosa che viene da lontano. Perché io ho fatto le mie vestiti quando avevo 18, e dopo ha passato dalla carta, perché la carta ti guarda ton l'âme d'artiste. La carta ti guarda l'anima dell'artista, mi sembra una frase, oui, importantissima. Ah, e che n'è pas un qualcosa da vendere. È una cosa per la testa, per il sole, per la vie. Moi, je veux donner dans les robes la vie. Mm-hmm. E io odio quando vedo una vestiti da un castello fatto dalle tente, come la morte che arriva ancora dal castello. Io voglio dalla vita. Che va con la casa. Esatto, abbiamo scelto il periodo giusto, è adatto per Villanecchi, che è dei primi del Novecento, per cui abbiamo fatto come se fossero dei personaggi di quell'epoca che abitano e vivono la casa in quel periodo, per cui fine dell'Ottocento, primi del Novecento, tranne due straordinari inserti che abbiamo voluto fare per renderci conto dell'abilità straordinaria, per cui c'è l'abito di Maria Antonietta e di Elisabetta I al piano primo, e sono collocati in un modo che ne rendono giustizia. È interessante, se che quanto avete una muscolare dentro le vestiti e le mobili, sì, se vedo questo, posso trovare che va completamente bene, perché quando una verrà
la coerenza, ad esempio, sì. Tu fai un magnifico tappeto, sì, abbinato, sì, giallo, sì, al suo complementare, sì, azzurro, sì, ad esempio. Sì. Una posso, certo, vedere la vestiti, un altro il mobili. Certo. Sì. Ma senza le mobili non visto la... Sì, la, sì. E va bene. La simbiosi, diciamo, sì, di tipo... Sì, sì. Lo vedrai, sì, meglio, sì, anche di su, o in sala da pranzo. Anche, anche messo a tavola. Addirittura, sì, fantastico. Guarda, anche questa è una festa. Sì. Abbiamo ricreato come dei momenti di vita di questi anni. Leggerezza di questa carta, mamma mia. E davvero mettere le cose per prendere il tè fa vivere. Sì, fa vivere. No? Ma qui, da questa casa, era tutto. Questa io casa lo, me la immaginavo proprio questo qui. Meraviglio. È una Chanel. È uno Chanel, appunto, e quindi... E, beh, guarda come è fatto, perché è sempre la stessa carta, ma no, non c'è la broderie. Donc, questo è fatto con una color che è fatto con dei petiti punti da... Quindi la madreperla del rilievo? E anche qui è il stesso, è il stesso. Bisogna di vedere questo, perché questo è la... Cosa che posso fare, sognare le gente che sono qui? Sicuro? Sì, sicuro, grazie. Lei è stata già in Italia, ospite a Palazzo Fortuny, appunto, alla Reggia di Venaria. E a Firenze. E a Firenze con la collezione Medici. Mm. La prima volta a Milano, a Villanecchi. Sì. E... Fondamentale che tu sia grande storia con l'Italia. Sì, certo. E poi la città della moda, abbiamo scelto proprio questo. È un'altra visione della moda. Puoi ricordarci dove hai esposto a Firenze? Sì, al Palazzo Riccardi Medici. Ok. Dove raccontate la Rinascimento italiano tra 30 costumi, sì, sono che viene da guardare la pittura, perché non c'è vestiti, esatto, da questo tempo. Spesso lei viene chiamata nei musei, per esempio, una, sì, cosa divertente, per riprodurre un abito che sta in un quadro. Allora mettono di fianco l'abito al quadro, perché il quadro magari è tagliato fino a qua, un perugino, non so, un bronzino, e lei riproduce, facendo delle ricerche storiche, quello che potrebbe essere la gonna, e la gente può girare intorno, è come se girasse intorno al quadro. Ho capito, quindi dai, la tridimensionalità è un pensiero di quell'artista, esatto, e quindi tu essere artista è anche molto concettuale, anche che c'è di bravura estetica, senza paragone, sì, cioè la regia è così presente. Sì, come dice lei, dall'anima. Dall'anima, ma questo rapporto anche col trompe-l'œil, e quindi anche col trompe-l'œil quasi un po' metafisico, sì, quasi, no? Cioè quasi, quindi abbiamo detto storico, filologico, ma anche molto ispirazionale, un po' sì, di poesia. E di libertà. Con la carta era libertà, libertà.